a tutti! Oggi sono tornato a Cavoiasca, in provincia di Varese, il villaggio neolitico che poi è stato usato fino dopo la seconda guerra mondiale dai minatori della zona. E se vi ricordate, c'ero stato a fine inverno e avevo lasciato il computer esattamente qui dentro a questo edificio. Però, visto che mi è stato detto che ci sono altri edifici andando più avanti lungo il sentiero, anzi, ci dovrebbe essere proprio il villaggio vero e proprio, adesso procediamo avanti lungo il sentiero. Intanto vi racconto di nuovo un po' di storia per chi non avesse visto l'altro video, e quindi via verso l'esplorazione. Oh yeah! Ed eccomi arrivato. Pensavo che fosse molto più distante il posto. Qui c'è anche un bel cartello esplicativo che spiega tutta la storia del posto. Lì vedo che ci sono altri ruderi. Io sono venuto da quel sentiero lì giù e adesso vediamo il villaggio vero e proprio come è. Comunque questo qui appunto era un antico villaggio di carbonai, il cui nome deriva dall'attività estrattiva che veniva svolta nelle miniere della zona, che permettevano l'estrazione di minerali ferrosi. Qui è tutto crollato. Oh, ma vedo che di là si entra, quindi faccio il giro attorno. Comunque il villaggio fu abitato fino dal 1300 a.C. e i suoi abitanti furono sempre specializzati nell'estrazione e produzione di carbone, che veniva trasportato fino al Lago Maggiore, dove veniva inviato via acqua verso mercati lontani. Ma di là ci sono anche altre case, non sono solo queste, e di lì ci sono anche altri resti. Vediamo. Ma è grande di qua. Comunque nel 1500 il villaggio fu rifugio di Francesco da Cavoiasca, che era un brigante che fu scomunicato addirittura per gli atroci crimini commessi. Di qua si va giù, ma penso che sia più comodo. No, dai, si passa anche di qua. E queste erano tutte abitazioni. Wow, e di là, e di là. Nel 1630 il villaggio fu colpito dalla peste e fu costruito un piccolo lazzaretto fatto di capanne per ospitare i malati. E sicuramente di questo lazzaretto ormai non resta più niente. Io qui sono all'interno di una casa, di quello che resta di una casa. Quante mura, quanti resti, quanta roba di qua. Quello che avevo visto l'altra volta era proprio quattro capanne, di qui invece è più grande il tutto. Comunque Cavoiasca fu abitata fino al 1943, quando Paola Cerini, che faceva parte dell'ultima famiglia di carbonai che vivevano nel villaggio, venne uccisa. Venne uccisa il giorno dell'assalto nazista, ignara di quanto stava succedendo, non sapeva neanche che ci fosse la guerra. Oh, questa doveva essere una cantina qui sotto. Comunque, giorno d'assalto nazista, e stava facendo il fuoco per bruciare i ricci delle castagne, il fuoco fu visto dai tedeschi dall'altra parte della valle e le hanno sparato. La figlia corse in paese a chiedere aiuto, ma vista la situazione nessuno accorse in suo aiuto e la donna morì. E fu così che morì l'ultima abitante di Cavoiasca. Adesso, dopo quasi 80 anni dall'abbandono, il villaggio, come vedete, è stato invaso dalla vegetazione e gli edifici ormai sono dei ruderi. Ma io ci passerò la notte. Oh, qui devo stare attento a dove si cammina. Siamo tutti ruderi.
poi erano tutte attaccate una all'altra le case. Vediamo di qua. Oh, qui si vedono bene come erano fatti anche i tetti, perché probabilmente questa era un'altra cosa sotterranea per conservare alimenti. Erano anche alti come edifici, tutti fatti con muri a secco, quindi solo pietre appoggiate una sull'altra. Di qua, di qua. Oh, di qui sono in una specie di corridoio interno. Notare i muri ormai con le radici che se li stanno mangiando, le radici delle piante. E di qua si sale, no, si procede. Era bello grande qua. E qui si entra. Qui si entra. Wow, che fa un certo effetto stare qui in mezzo a queste case tutte così di pietra. Pensare che per millenni ci ha abitato gente. Allora, di qui non si gira attorno perché c'è il dirupo e quindi devo tornare dall'altra parte. Devo scendere perché sono sull'ammasso di detriti. Questi erano muri che sono crollati. E sì, di qua non si va proprio più avanti. C'è il dirupo. Certo che avevano una voglia a costruire qua in cima alla montagna, tutto fatto con sassi. Vabbè che era il loro lavoro estrarre sassi, quindi anche perché rifaccio il giro, vorrei trovare un posto dove lasciare il computer di qui. E sì, è quello che avevo visto prima da fuori, un'altra cantina. Come quelle che c'erano dall'altra parte del villaggio dove ero stato l'altra volta. Oh. Che poi prima ho visto che ci sono anche altri resti dall'altra parte del sentiero da dove sono arrivato. Qui ci devono essere anche altre abitazioni qui davanti, ma è crollato tutto. Oh. E quindi procedo di qua, dove appunto dovrebbero esserci altri ruderi. Infatti qui ci sono altri muri. Ma no,
questi sono solo muri e basta, senza nient'altro, i muri di cinta magari per fare dei terrazzamenti per alcune coltivazioni. Sì, di qui non c'è più nulla. Bene, allora faccio qualche foto, vedo dove piazzare il computer e poi vedo anche dove piazzarmi io per passare la notte. Oh yeah! Sono le 7 di sera, il sole sta cominciando ad andare giù, anche se prima delle 9:30-10 non sarà buio, ma comunque io ho già piazzato il computer con microfono e videocamera infrarossi, già sta registrando e in teoria almeno fino all'alba dovrebbe durare. Mentre io invece mi sono fatto l'accampamento fuori all'esterno. Ecco, il computer l'ho lasciato lì dentro e io qua in alto mi sono fatto l'accampamento con un simpatico panino con la ventricina e una birra che mi aspettano. Ormai è il tramonto, il sole sta andando dietro le montagne, anzi è già sceso dietro le montagne, fra poco sarà buio. E qui ho lasciato il computer, ho controllato, sta registrando bene. Nessun problema e neanche il K2 ha rilevato nessuna anomalia. È tutto il tempo che sono qui che è acceso, che lo controllo anche mentre mangiavo, mentre aspettavo, ma niente, resta disattivato. Sono curioso di vedere di notte che impressione farà. Sicuramente sarà molto diverso. È scesa la notte, è buio, ci sarebbe la luna ma dietro agli alberi, fa un pochino di luce ma mica troppo. E io mi faccio un giro qui in giro, certo che c'è una tranquillità, qui non si sente neanche rumori di traffico in giro, non si sente niente. Bellissimo. Se non fosse che c'è un campanile qui in giro, qui vicino, che ogni mezz'ora pesta. Vedo che il computer sta lavorando. Di notte fa tutto un altro effetto, perché di giorno, pur essendo qui sulla montagna lontani da tutto, si sente il traffico delle macchine, non ce ne si rende conto, ma adesso che è notte si sente la differenza. Qui io scelgo sempre i passaggi più impossibili. Ah, qui sono alla casetta, forse l'unica rimasta in piedi. Che poi c'è una finestrella, io non ho mica guardato dentro. Anche perché arrivarci non è facile. Oh, e K2 si è attivato? Cosa c'è qui dentro? Niente, uno stanzino. Uno stanzino così e basta, ma è K2? Wow! Ancora? Provo a ripassare di qua. Ancora. Non è che magari c'è qualche dispersione, ma qui che dispersione ci deve essere? Ah, che raminiere di ferro.
quindi magari ci sono minerali ferrosi qua, però no, niente. Vabbè, continuo il giro. E di qua è dove finisce il paese. Certo che è molto strano il K2 che si è acceso lì. E in nessun altro posto. Arrivo fino alle ultime case. E qui niente. Vabbè, io continuo a girare un po' e poi fra un po' vado a dormire, perché sta anche iniziando a venirmi sonno. Quindi faccio qualche foto, faccio un altro giro e poi buonanotte. Oh yeah! È l'alba, il sole è venuto su da poco. È appena appena chiaro e io ho dormito bene. A parte a un certo punto che ho sentito un rumorone, ma non so, poi sentirò nelle registrazioni. E poi c'erano le campane di una chiesa qui, probabilmente la chiesa di Mesenzana, che ogni mezz'ora suonavano. Insopportabile. Per me una gran tortura. Adesso vediamo il computer se è ancora in azione. In teoria dovrebbe essere in azione perché a metà nottata gli ho attaccato un power bank. Se l'è succato tutto in un attimo. No, in un attimo no, però dovrebbe essere sì. Vedo che la luce della videocamera infrarossi è ancora attiva. È accesa, accesa. Quindi sta ancora registrando. Oh yeah! Questa volta niente problemi di batteria. Vediamo se davvero sta registrando. Sì. Bene. Allora non mi resta che spegnere tutto, smontare il computer, tornare a casa e analizzare tutte le registrazioni. Oh yeah! Ed eccomi a casa, ho esaminato tutte le registrazioni, foto, audio, video, e dalle foto non ho trovato nulla di strano, dalle registrazioni fatte con la videocamera a mano neanche, e nemmeno dalle registrazioni fatte con il PC, tranne quel rumore di cui vi avevo parlato all'alba quando mi ero svegliato, che avevo sentito più o meno di notte, e dalle registrazioni è più o meno alle 2 di notte, poco dopo, qualche minuto, poco le 2. Dalle registrazioni fatte con il PC si vede, si sente tutto, si sentono i rumori ambientali e vi faccio sentire questo, che è l'inizio proprio della registrazione, quando l'ho fatta partire, così vi rendete conto da quanto lontano si senta ancora la mia voce, perché il microfono prende proprio tanto. E voi direte, ma il microfono quello lì è un dinamico normale, è uno Shure SM58. Va bene, ma se quel microfono viene collegato a un preamplificatore che viene tenuto al massimo, quasi al massimo, non è più una forma cardioide. Adesso non sto a spiegarvi tutto per chi non se ne intende di acustica, di microfoni, però appunto con il gain a manetta, con la preamplificazione al massimo, diventa un microfono panoramico che prende a chilometri di distanza anche il minimo audio. Chilometri magari no, ma centinaia di metri sì. E se c'è un rumore forte lo prende anche a chilometri. E
Infatti sentono i rumori dall'altra parte della valle e nel video qui all'inizio delle riprese sentirete che si sente la mia voce anche da lontano e alla fine si sentono le campane assassine che poi pestavano ogni mezz'ora e le campane sono proprio dall'altra parte della valle. Ecco qua. Ormai è il tramonto, il sole sta andando dietro le montagne, anzi è già sceso dietro le montagne, fra un po', fra poco sarà buio buio. E qui ho lasciato il computer, ho controllato, sta registrando bene, bene, bene. Nessun problema e neanche il K2 ha rilevato nessuna anomalia. Tutto il tempo che sono qui che è acceso, che lo controllo anche mentre mangiavo, mentre aspettavo, ma niente, resta disattivato. Curioso di vedere di notte che impressione farà. Sicuramente sarà molto diverso. E adesso vi faccio sentire la registrazione di quello strano rumore che mi ha svegliato alle 2 di notte, che secondo me non è un suono lì nelle vicinanze, è qualcosa da qualche altra parte, non so, magari un camion che frena o qualcosa. Eccolo qua, sentite. La cosa molto strana è che c'è una specie di fischio che aumenta, poi c'è un botto e poi il fischio che diminuisce. Non saprei proprio cosa potrebbe essere questo suono. Secondo me proprio non viene da lì vicino, viene da lontano, è un suono che viene da qualche strada in giro per la valle, ma non riesco a capire cosa sia. Se voi avete qualche idea, scrivete nei commenti. E poi c'è il fatto del rilevatore di campi elettromagnetici, che all'apertura di quella casetta si accendeva, si attivava e avete visto che si attivava, ma solo in quel punto e solo in quel momento, perché poi ho provato più volte anche durante la notte a ripassare di lì col K2, non si è più acceso da nessuna parte, solo lì in quel punto, in quel momento. Non poteva essere il mio telefono perché ce l'avevo spento come sempre. Non poteva essere qualche pietra contenente ferro, qualcosa di magnetico, perché sennò si sarebbe attivato sempre avvicinandosi a quella pietra. Invece, come avete visto, un po' si accendeva, un po' no, ma solo per quei 2 minuti, in quel momento lì, e basta. E anche questo non me lo so spiegare. Comunque avete visto che è un posto molto bello per farci una passeggiata. È impegnativo perché il sentiero in certi punti è molto, molto verticale. Però andando con calma, chiunque può farcela. Più avanti c'è anche un masso erratico che veniva usato come altare, e infatti ci tornerò, penso proprio che ci tornerò per andare al masso erratico che veniva usato come altare. Più avanti ci sono delle sorgenti, le sorgenti del torrente che scorre lì, che ha scavato la valle, e c'è tutto il sentiero che va avanti fino al Monte San Michele, mi pare. Sì. Poi ci sono le sorgenti, che sono quelle del torrente che ha scavato la valle. E poi il sentiero va avanti fino in cima alla montagna. Nel pannello esplicativo che c'era lì all'ingresso c'erano le spiegazioni, la storia, c'era anche la planimetria del villaggio e c'erano anche le descrizioni delle varie attività che venivano svolte perché gli abitanti non è che si nutrivano delle pietre che scavavano, coltivavano anche ortaggi. Più che ortaggi coltivavano cereali. Per fare pane, farina e tutte le cose che si fanno con i cereali, e canapa per fare tessuti. E anzi, le coltivazioni principali erano di canapa, perché a quanto pare la esportavano anche, la vendevano in giro ai comuni del circondario e ci vivevano. E questo fa girare un po' le scatole, perché adesso invece questa cosa con le leggi che ci sono è complicatissima, anche se sarebbe permessa, ma è lo stesso complicatissima. Vabbè, ma questo è un altro discorso.
Comunque, le cose strane che ho trovato durante questa esplorazione ve le ho dette. Il K2 che si è attivato in quel momento e questo suono che non capisco cosa sia, che però secondo me ha ben poco di strano. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Intanto continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels, iscrivetevi e attivate le notifiche così saprete sempre quando escono nuovi video, magari condividete i video. Mettete anche un like e commentate, iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex e Mystery e Escursione Viaggi in Kayak, date un'occhiata sempre su Facebook alla mia pagina Two Speed Artigianato e io vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!